E benvenuti a questa nuova edizione di Mondo Wisp, ancora una volta su Canale 3. Durante l'annata ci saranno molte puntate in cui esploreremo questo meraviglioso mondo dello sport che la Wisp riesce a mettere in campo. Ricordiamo due parole: la Wisp è stata fondata nel 1948 a Roma, non si chiamava come ora, ma si chiamava Unione Italiana Sport Popolare, aveva una caratterizzazione, diciamo appunto, molto operaia e molto popolare, era anche un po' legata ai partiti politici di allora. Poi negli anni 50 è iniziata, insomma, un po' la separazione da questo tipo di concetti, c'è stato il riconoscimento molto importante del CONI e, diciamo, intorno agli anni 80 la denominazione cambia, perché l'ispirazione sportiva passa da quella, diciamo, agonistica a quella invece del fare sport. Infatti la denominazione attuale, che oggi ancora è Unione Italiana Sport per Tutti, che la dice lunga appunto su come questa associazione si ponga, e naturalmente al di fuori di tutte le discriminazioni di genere, di età, di nazionalità, e quindi, insomma, che avvicina lo sport a tutti. E proprio in questo caso noi siamo in un impianto sportivo, siamo nella piscina dell'acqua calda e siamo in compagnia di Leonardo Magi, che è il coordinatore degli impianti sportivi natatori e non solo, insomma si occupa anche di tantissime altre cose. Grazie di essere con noi. Grazie a voi e buonasera a tutti. Allora, siamo qua in questa piscina, c'è già qualche, è iniziata oggi, insomma, l'attività, quindi i corsi devono iniziare, però a proposito di corsi vogliamo fare un po' una panoramica su che tipo di attività aspetta chi si volesse avvicinare, insomma, agli sport natatori. Allora, innanzitutto hai detto delle cose importantissime, che la WISP si occupa ovviamente di sport sociale, amatoriale, quindi non, diciamo, improntate sull'attività agonistica, e questo è una cosa fondamentale. Gli impianti, come vedete, chiaramente sono degli impianti, questi qui di Siena sono molto belli e molto, anche molto frequentati. La piscina di importante da qualche anno, per esempio, abbiamo aumentato le ore di apertura, quindi si parte la mattina alle ore 7, da quest'anno è possibile tutte le mattine venire in piscina, quindi a partire dalle ore 7 fino alle ore 24 circa della sera, quindi si parla veramente di tantissime ore per fare questa pratica, insomma. Diciamo, oltre alle varie discriminazioni assenti, abbiamo detto prima, non c'è neanche discriminazione lavorativa, perché dalle 7 a mezzanotte, insomma, un'oretta o due uno le trova, no? Anche se fa un lavoro, particolare. Non ci sono scuse per nessuno, insomma. Quindi, come ho detto, si inizia con tutte le attività che vanno dalle ginnastiche per le persone anziane, vanno a ginnastiche per le persone magari un po' più atletiche, fitness a terra e in acqua, nuoto, corsi di nuoto per bambini, corsi di nuoto per baby, nuoto sincronizzato, pallanuoto, nuoto paraolimpico, quindi anche per persone diversamente abili. Questo è molto importante, sono anche i giorni delle Paralimpiadi questi, quindi abbiamo potuto vedere con i nostri occhi questi super uomini, così le definirei, perché e super donne, che fanno delle cose incredibili. Questo impianto naturalmente è dotato di tutti gli accorgimenti per poterli ospitare. Assolutamente, questo impianto, come vedete anche qui dalle parti, è dotato di attrezzature che possono comunque per l'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi dare la possibilità a chiunque, sia normodotato che non, di praticare appunto questa attività in acqua. Oltre questo, la disponibilità, come dicevo prima, attività per tutti, nuoto sincronizzato, pallanuoto, ci tengo perché ci sono discipline particolari, insomma. Sì, che richiedono anche molto sacrificio, perché comunque hanno bisogno di molto spazio e, insomma, basti pensare alla pallanuoto, bisogna montare delle porte, quindi, insomma, è molto impegnativo. E poi comunque, al di là del fatto appunto della passione dello sport per tutti, c'è comunque anche la parte dei risultati sportivi che ci sono. Poi, insomma, queste squadre poi partecipano comunque a tornei, a iniziative, certo. E quindi c'è anche quello, c'è anche il risultato sportivo, insomma. No, allora quello è importante anche sul nuoto master, perché comunque non si ferma mai la disciplina, la pratica del nuoto,
quindi diciamo che abbiamo la possibilità di dare sbocco a qualunque attività. Quando uno è piccolo ha la possibilità di scegliere su quale direzione magari poter andare, per le bambine nuoto sincronizzato, per i bambini pallanuoto, nuoto agonistico, o altrimenti se uno magari è a una certa età, come può essere la mia, insomma sempre giovane, ma comunque master, e quindi anche avere dei risultati che sono importanti, sempre a livello amatoriale ci tengo. Anche perché perfezionare le proprie capacità nel nuoto, insomma. È sempre importante comunque essere comunque protagonisti di un qualcosa, fare uno sport, bisogna anche avere un fine, quindi un obiettivo, altrimenti diventa abbastanza monotono. L'UISP è protagonista in questo caso, no? Quindi diciamo il messaggio che possiamo mandare ai potenziali utenti, come si fa? Si telefona all'UISP oppure comunque si viene direttamente qua? Cioè, se uno si vuole iscrivere ai corsi, che indicazioni possiamo dare? L'indicazione primaria è quella del sito internet, quindi la comunicazione parte tutto dal sito internet, che è www.wisp.it/siena. È sempre aggiornato e è possibile trovare tutto, anche perché per telefono poi diventa complicato, perché le utenze sono veramente tante. Le esigenze sono diverse e di conseguenza è difficile poi trovare i centralini, cioè è facile trovare i centralini intasati e quant'altro. Quest'anno abbiamo messo anche un servizio aggiuntivo che è WhatsApp, quindi sito internet, che c'è tutto quello che è necessario per fare un'iscrizione. Abbiamo inserito WhatsApp, quindi diciamo uno strumenti comunicativi veloci e rapidi, no? Più veloci. Abbiamo la pagina Facebook di Piscine Siena WISP, che è sempre anche quella aggiornata, e ora stiamo valutando altre possibilità, le stiamo testando, quindi è possibile che da gennaio possa anche partire un'applicazione, okay, tramite telefonino, dove è possibile fare tutto online. Quindi un'app sarà sia per sistemi Android sia per sistemi Apple, naturalmente, perché d'altra parte bisogna adeguarsi ai tempi ed è molto importante. Allora siamo ancora con Leonardo Maggi per questa prima puntata di Mondo WISP, stiamo parlando di tutto ciò che concerne il mondo natatorio, naturalmente gestito dall'UISP. Stavamo vedendo, mentre ci stavamo spostando, le tante attrezzature diciamo correlate che ci sono in questa piscina. Abbiamo visto dei tapis roulant, abbiamo visto altre attrezzature, ce ne vuoi parlare? Assolutamente, la WISP in questi due anni ha investito molto sulle attrezzature, proprio sempre per le utenze e per rimanere al passo con i tempi, giustamente. Negli ultimi anni abbiamo inserito dei tapis roulant acquatici, abbiamo sostituito delle biciclette che ormai erano datate, e abbiamo inserito anche dei jump, oltre ovviamente a tutta l'attrezzatura della didattica della scuola nuoto. Questi, permettimi, sono strumenti anche riabilitativi di persone magari che hanno avuto qualche incidente o qualche infortunio, e attraverso queste attrezzature possono fare diciamo una terapia fisioterapica in acqua. Assolutamente, noi all'interno dell'impianto, oltre alle varie discipline, alle varie proposte che abbiamo anche la rehab, che sarebbe la riabilitazione in acqua. Collaboriamo con dei centri qui di Siena e con alcune fisioterapiste che hanno un controllo settimanale dei pazienti, e quindi ci consente anche di avere, oltre che delle attrezzature, avere anche comunque una qualità sempre più mirata per tutte le esigenze. Avete anche attrezzature, diciamo così, perché ricordiamoci che la WISP appunto a fine anni 80 ha cambiato diciamo un po' il suo motivo sociale, tra i quali c'è anche il rispetto dell'ambiente, è scritto nero su bianco appunto sulle sue cose. In questo caso qui c'è anche un'attrezzatura che serve proprio a risparmiare energia. Sì, assolutamente, la WISP negli ultimi anni ha cambiato, come dicevi te, anche da parte dell'ambiente, cultura, eccetera, insomma lo dice lo statuto, e quindi noi avvaloriamo ancora di più questa cosa,
Abbiamo investito sui teli, sono i termi termostatici, insomma, che bloccano praticamente tutta l'evaporazione dell'acqua durante la notte, e di conseguenza un risparmio energetico non indifferente. Insomma, si parla di mi sembra sui 10 metri cubi d'acqua di evaporazione, quindi sono tante, risparmio dell'acqua, di conseguenza un risparmio termico, di conseguenza un risparmio elettrico e risparmio dei prodotti chimici. Quindi diciamo che da questo punto di vista i teli sono veramente stati molto importanti, ma non solo quelli, anche perché l'impianto comunque inizia ad avere una certa età, quindi quello che è possibile chiaramente lo facciamo. Quante persone si avvicendano in questa e nelle altre piscine? Anzi, ricordiamo che ci sarà un'inaugurazione prestissimo di un impianto che gestirete. Ci vuoi dare un po' il timing delle date di questa inaugurazione? Sì, allora la WISP Comitato di Siena si è aggiudicata la gara d'appalto della piscina comunale di Montepulciano, che inaugurerà sabato 24 settembre, quindi siamo alle porte, e l'appalto dura 5 anni e quindi siamo anche lì, portiamo questo nome anche nella zona della Val di Chiana. Già ne abbiamo una che è a Badia San Salvatore nella zona Meatina, e ne avremo un'altra nella zona di Montepulciano e quelle di Siena, quindi per riuscire ad avere anche un collegamento con i servizi che offre la WISP. Ecco, dicevamo i numeri, non so, dell'anno scorso, perché ora i corsi iniziano ora, ovviamente, quindi ci rifacciamo alla stagione passata. Che numeri sono stati? I numeri sono comunque stati ottimali, sia per la stagione invernale sia per la stagione estiva. Noi abbiamo, da quando abbiamo inserito il controllo accessi, che è i tornelli, sia per la sicurezza sia comunque per avere un maggior controllo, abbiamo comunque constatato un flusso molto alto. Si parla veramente di affluenze che vanno dalle 800 alle 1200 flussi di persone, diciamo, durante il giorno, e sono numeri molto alti. Sono numeri importanti. Sì. Numeri importanti, e sono numeri anche che richiedono una grande attenzione, un grande lavoro. Il vostro staff, diciamo, segue questa particolare sezione, diciamo, sportiva, di quante persone, cioè quanti siete a lavorare su questa cosa? Siamo parecchi, però abbiamo, in questo, come dicevo prima, la WISP cerca di cambiare continuamente con quello che poi alla fine riusciamo ad avere, quindi incrementiamo gli impianti, incrementiamo anche il personale. Qui a Siena abbiamo, oltre il direttore, abbiamo che si occupa e fa veramente un ottimo lavoro, anche la responsabile dei corsi, quindi persone che comunque sono sempre presenti sull'impianto, le segreterie che comunque hanno fatto uno sforzo enorme per imparare a gestire dei software innovativi, e quindi diciamo i nostri assistenti bagnanti, non ce lo dimentichiamo, che per fortuna non è successo, quando non succede niente sono stati bravissimi. Quindi bisogna stare sempre con gli occhi aperti. Esatto, no? Sabato io poi mi occupo anche della formazione WISP, quindi già sabato prima dei corsi facciamo un seminario di aggiornamento per i nostri tecnici, che devono essere assolutamente aggiornati. Questo per noi è importante, quindi valutiamo nell'arco, di solito a settembre facciamo dei corsi di aggiornamento per la fascia che arriva fino a 7 anni, quindi facciamo un seminario di aggiornamento importantissimo, e a gennaio, febbraio, marzo affrontiamo tutti gli altri aggiornamenti che sono legati a tutte le altre, quindi al nuoto avanzato, al nuoto adulti, alle ginnastiche in acqua, quindi facciamo 2 o 3 step durante l'anno di aggiornamento mirati. C'è l'esempio, si può dire, della piscina di Abbadia San Salvatore, dove siete aggiudicati anche lì la gestione per 20 anni, ma c'è anche la partecipazione a un bando molto importante, di cui naturalmente noi vogliamo parlare. Ma sì, direi che questo ce lo impone un po' anche la legge, come dicevo prima, appunto. Si parlava in privato. Certo, sì, sì. È importante dire che il 31 dicembre del 2012, del 2016, dopo varie proroghe, entrerà questa legge regionale
che impone appunto delle normative, sugli impianti ben precise. E quindi quello di Abbadia San Salvatore è un esempio, perché abbiamo vinto questa gara per 20 anni e poi vediamo anche quello che era prima, cioè, l'impianto, vediamo come è diventato ora, con i sforzi della WISP. Esatto. La piscina di Montepulciano, che inaugurerà sabato, ne viene da un anno e mezzo di chiusura per adeguamento per questa legge. Siete portati avanti, diciamo, cioè sì, è già pronta, diciamo. Esatto, è già pronta per risponde a questi requisiti. Assolutamente. E questa qui di Siena, praticamente è importante dire che noi abbiamo presentato questo project all'amministrazione, che dovrà valutare, anche perché appunto il 31 dicembre è veramente ottemperare, è inderogabile. Cioè, sarebbe la chiusura altrimenti. Sarebbe la chiusura immediata dell'impianto, e quindi o si riesce, appunto, noi abbiamo presentato questo bando appunto che prevede la ristrutturazione, poi vediamo anche quello che succede quando ristrutturiamo un impianto. Certo. Noi qui c'è un progetto ben preciso, l'amiata c'è stato, è stato presentato, è andato a buon fine la piscina, come vediamo anche dai ritiri sportivi, che è presa d'assalto proprio per un turismo sportivo, e abbiamo fatto delle importanti sondaggi con gli utenti che frequentano, gli utenti che sono venuti a fare dei ritiri sportivi, e vediamo in tutti questi questionari, vediamo che la piscina ha tutti, dai buono agli ottimi. Questo è un feedback importantissimo anche per la presentazione dei nuovi progetti, ovviamente, perché è un case history, diciamo, importante. Sì, perché Siena al di là abbiamo due piscine, piscina Mendola e piscina Acqua Calda, le piscine di Siena per gli utenti, per la cittadinanza, sono fondamentali, lo vediamo dai flussi. Sì. Poter pensare di chiudere anche un solo mese un impianto in questo modo vorrebbe dire un disagio assolutamente grande. Ma perché parlavamo dei numeri, noi abbiamo dei numeri altissimi di persone diversamente abili, e questo la dice tutta, la dice tutta. Sono dei numeri importantissimi per parlare di sociale. Io, certo, è chiaro che questo, persone che hanno bisogno comunque di stare in acqua, è chiaro che per loro quello è un momento importante, un momento forse anche in cui la loro difficoltà deambulatoria esterna diminuisce, no? E quindi non è detto che disabili in acqua e abili fuori, insomma, è viceversa, esatto, può essere anche un abile fuori ma un disabile in acqua. Abbiamo visto i tempi delle gare alle Olimpiadi e sono, io onestamente non riuscirei neanche a fare mezza vasca nel tempo. Comunque è molto importante questo bando a cui partecipate, un progetto molto importante e che dovrà essere fatto, anche perché onestamente la compagine della WISP e l'organizzazione della WISP dà delle garanzie poi alla fine, no? Perché l'importante è anche questo per un impianto sportivo, che avere la garanzia non solo tecnica ma anche la garanzia di una gestione appunto con tutti quegli ingredienti che dicevamo prima. Assolutamente, le garanzie della WISP penso che siano inconfutabili e dimostrabili, perché sono 20 anni, più di 20 anni che gestisce questi impianti, e di conseguenza molte cose, anche se sono state fatte negli ultimi anni, però insomma abbiamo sempre comunque dei vincoli, che la struttura non è privata ma comunque una struttura pubblica, quindi molte cose le possiamo fare, altre no, e di conseguenza c'è piena collaborazione nel trovare qualunque soluzione, sempre per il bene e comunque, certo, dello sport e della città. Della città, esatto, proprio questo volevo dire, la città avrebbe un arricchimento ovviamente dalla ristrutturazione, dalla messa a norma, non vorrei parlare di ristrutturazione perché sennò sembra, diciate, vuoi ristrutturare per fartela più bella, no, qui c'è una legge che impone delle regole, che quindi bisogna un po' rivisitare l'impianto. Quindi noi sicuramente e assolutamente sosteniamo questo impegno del WISP in questo caso, ma anche in tante altre cose nel corso dell'anno le vedremo. Io ringrazio moltissimo Leonardo Magi di essere stato con noi, e chiudiamo questa puntata proprio con un mini documento
che illustra la storia, diciamo, della piscina di Abbadia San Salvatore, che la WISP avrà in gestione per 20 anni, così con i vostri occhi potrete vedere cosa vuol dire la gestione della WISP di un impianto, cioè come era prima questo impianto e come è diventato ora dopo l'acquisizione della gestione della WISP. Con queste parole vi salutiamo e andiamo rapidamente nella sede della WISP di Sera. Are you?
Ci siamo spostati nella sede della WISP qui in Massetana Romana e siamo in compagnia di Sandro Vagellini, che è il responsabile, il segretario del settore calcio, che è una disciplina che a volte difficilmente viene accostata a organizzazioni che non fanno dell'agonismo il loro principale, la loro principale missione. Invece il WISP fa calcio, e come? Ci vuoi parlare un po' della vostra attività? Sì, la nostra attività inizia domani, proprio preciso, col campionato eccellenza, e proseguirà poi col campionato di promozione, due gironi campionato di promozione, poi ci sarà tre gironi di mini amatori calcio a 7, calcio femminile, e poi siamo propensi a fare il calcio camminato. È una novità che è venuta fuori. Ecco, parlaci un po' di questa disciplina, perché il calcio camminato, cioè cosa si intende? Il calcio camminato è per l'over 50. Quindi diciamo calcio tranquillo. Per me, per esempio. Sì. E il calcio è per tenere in attività le persone che smettano il calcio. Certo. È un calcio camminato, non devono correre, è tutto camminato. È camminato, quindi si gioca a calcio, ma con calma. Il campo a 5. Campo a 5, quindi un campo più piccolo. Più piccolo, si gioca in 6 persone. Insomma, è un calcio dolce. Sì, è una novità per tenere attività anche gli over 50. Insomma, certo, diciamo. Perché ci sono gli over 35, ma gli over 50 non ci aveva pensato nessuno. Invece la WISP ci pensa. Quante squadre più o meno globalmente aderiscono a questi campionati? Cioè, di che numeri parliamo? Allora, in eccellenza c'è un campionato che c'è 16 squadre. Promozione sono 25 squadre. Parliamo di Siena e provincia. Siena e provincia. E due gironi c'è 25 squadre. Il calcio a 7 si sta, ma si pensa a 30 squadre come l'anno scorso, grosso modo. Il calcio femminile circa 10 squadre. E il calcio camminato è tutto. Vediamo il mini amatori sono circa 40 squadre. Accidenti, quindi in realtà un po' tutti quelli, diciamo che sì, sono circa 80 squadre, 90 quelli. Gli impianti che vengono utilizzati, vogliamo parlare un po' di questo, cioè come vengono gestiti, che tipo di impianti? Gli impianti nel calcio a 11, 90% al campo suo. Sì, sì, il campo delle squadre. E se no c'è la Trieste, per esempio, gioca, che è una squadra che non c'è il campo, gioca a Torre Fiorentina. Poi c'è il Cussi, che giocano all'acqua. Insomma, vengono utilizzati tutti, diciamo, sì, i campi c'è a Siena, diciamo, perché a Siena non è che ci sia tanti, certo, campi. Parlavamo prima, nell'introduzione abbiamo fatto nella prima parte della puntata, del concetto, della filosofia che c'è dello sport nella WISP, no? C'è sport per tutti. Ora, il calcio in Italia è sempre un po' legato a un fattore un po' esasperato, iperagonistico. Invece questo tipo di campionati devono avere, come dire, una filosofia un po' diversa, un approccio un po' diverso. Sì, sì. Gli atleti che partecipano riescono a assorbirlo, oppure? Sì, diciamo di sì. Quindi c'è, diciamo, una certa sportività, sì, insomma. C'è una, no? Certa sportività. Non è che poi c'è sempre testi matti, ma insomma, di grosso modo è. Però insomma, quindi anche il calcio che ha queste caratteristiche in Italia, appunto, un po' esasperate, riesce attraverso l'WISP a diventare comunque un fattore, sì, sociale di aggregazione, che poi è questa la cosa importante, credo, certo, no? Certo. Che vi ispira. Gli arbitri sono sempre della WISP? Sì, sì, arbitri tutti WISP. Tutti WISP. Gli arbitri sono una cinquantina. Quindi insomma c'è anche questo aspetto, perché loro dovranno prepararsi, aggiornarsi, insomma. Quindi no, si aggiornano, hanno riunioni tecniche, insomma, si cerca di fare le cose più serie possibili. C'è ancora spazio per qualche compagine se volesse iscrivere ai vostri campionati? Quali sono le date, diciamo, di scadenza? Allora, campionati a sette, la scadenza è il 28 sì, di settembre. Di settembre. E sono sempre aperte le iscrizioni. E quindi? Nel calcio camminato se è fatto delle informazioni e si aspetta, sono aperte anche le iscrizioni del calcio femminile e del calcio a 7. Quindi insomma un'attività molto estesa, tantissime squadre, tantissimo impegno.
E tantissima risposta però da parte delle squadre, perché i numeri che mi ha detto sono numeri importantissimi, quasi a livelli insomma, federali, diciamo, perché se nella provincia non è che siamo a sicché abbiamo un'ottantina di squadre, non è poco, insomma. E quindi noi ringraziamo tantissimo Sandro Vagellini per averci illustrato questa attività così densa, e siamo molto curiosi di venire a vedere il calcio camminato, e non me lo voglio perdere perché voglio anche praticarlo, onestamente. Quindi insomma, molto interessante, no vabbè, scherzi a parte, direi che questo tipo di approccio rispecchia poi quello dell'WISP, insomma, quello di non discriminare neanche l'età, cioè dare la possibilità a tutte le età di partecipare a attività sportive, insomma. E quindi grazie, e passiamo alle tante altre attività della WISP. Grazie a voi. Restiamo nell'ambito calcistico. Il calcio è solo un gioco, come recita il motto in questo stendardo alle nostre spalle. Siamo con Fabrizio Martinelli, che è il responsabile appunto del settore calcio. Con lui stavamo parlando, diciamo, fuori onda, è un po' il leitmotiv di questa puntata, di come le filosofie della WISP, che ricordiamo ancora una volta, sono contrarie alla discriminazione di età, razziale, nazionalità, che tendono al sociale, che vogliono fare del sociale. Partiamo proprio da questo, da questo esperimento, diciamo, da questo progetto che avete portato in fondo con dei detenuti. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo. È stato un corso di arbitri, che è partito, mi sembra, intorno a ottobre-novembre, e si è fatto all'interno del carcere di Santo Spirito e ha aderito una quindicina di detenuti che sono diventati arbitri, sì, a tutti gli effetti, perché hanno fatto un corso come si fa agli arbitri, diciamo, esterni tra virgolette. E niente, loro hanno fatto tutto il regolamento, hanno seguito sia il regolamento del calcio a 11, il calcio a 7 e del calcio a 5, hanno fatto, sostenuto un esame. E niente, sono stati tutti interessati al massimo a questo progetto, anche perché si è impostato in un modo un capellino diverso da quello che potrebbe essere naturalmente il corso tradizionale, diciamo. Sì, dell'arbitro, si è fatto un po' più su tranquillo, certo. Nel senso, anche perché persone che hanno queste situazioni, mi è piaciuto fare anche un discorso di amicizia, cioè intraprendere un discorso anche di amicizia o quantomeno di collaborazione in un modo diverso da fare il docente, se si vuole, all'alunni. Certo, un lato più umano, diciamo. Sì, esatto, anche perché fondamentalmente hanno bisogno di queste cose qui, di fare una cosa diversa, anche se sono persone, sono impegnatissime all'interno del carcere, che hanno un sacco di corsi, di attività, eccetera, eccetera. Però ho visto la soddisfazione che era seguitissimo e erano attentissimi alle problematiche, alle varie situazioni o alle casistiche che ti porti all'interno di un corso di arbitri. E niente, tant'è vero, ci sono dei detenuti, ex detenuti, che sono usciti e hanno ricevuto il proprio attestato, e qualcheduno inizierà l'attività a breve. E inizieremo in un modo abbastanza soft, perché l'arbitro in sé per sé è già una figura un po' particolare, non si può certo prendere e mettere a fare una partita di calcio a 11 quando magari non si sa nemmeno come si sta in campo. Certo, però, no, ci vuole un approccio, diciamo, tranquillo, sì, diciamo, però leggero. Però sono stati attentissimi, sono stati preparatissimi, anche dall'esame che hanno fatto hanno sbagliato pochissimo. E quindi siete soddisfatti? Sì, di è stata come una soddisfazione che si è unito, diciamo, all'utile al dilettevole, come si può dire, si è fatto del sociale, ma si è dato anche delle soddisfazioni. Quindi, diciamo, persone, sì, riabilitazione sociale, sì. E recupero anche sociale delle persone attraverso lo sport, sì, è una esatto, cosa bellissima. Questo, diciamo, questa è il motto della WISP, intraprendere sociale e sport, come si era detto anche prima. Certo. E niente, d'accordo con il direttore del carcere, tant'è vero, si sta ora, anzi forse lo vedrà, si guarda alle tre, lo devo ricontattare sia
il direttore della montagna e la signora Massafra, che è l'educatrice del carcere, si sta cercando di organizzare degli incontri di calcio all'interno di Santo Spirito, di mini calcio, perché c'è il campettino che anche lì ha contribuito la WISP a fare, che si può giocare al massimo in quattro, diciamo, calciatori, e si vuole fare degli incontri, si vuole coinvolgere anche la città tramite le contrade a poter fare questi mini incontri all'interno del carcere. Questo è veramente molto interessante. Anche perché Siena fondamentalmente è una città che il sociale, soprattutto con le contrade, non si è mai tirata indietro. Vabbè. È sempre stata, si può dire, all'avanguardia. E questo sono convinto che non deluderà nemmeno in queste cose. Siena ha un sistema di welfare cittadino veramente incredibile. Ora non stiamo a farci un'autosviolinata, però certo, è così. Però è insomma così, si sa, essendo senesi, si può dire tranquillamente. E questo concetto si estende anche quando i senesi vanno a fare appunto altre attività, come fai benissimo. Io difatti ho visto, si è avuto dei riscontri positivi anche in queste cose, dell'interessamento. Già quando l'ho accennato, ho parlato anche in occasione del Ludo Casini con qualche dirigente, che mi hanno dato una mezza parola, nel senso dell'iniziativa, che erano favorevoli. Ora magari ci sarà da aggiustare delle situazioni, da coinvolgere anche i contesti, entrare in un carcere, però, non è come andare a fare la spesa al supermercato, che ci sono diverse cose che si vanno aggiustate, sia negli orari che negli ingressi, insomma, ecco. Invece, parlando dei tantissimi tornei di calcio, abbiamo prima ascoltato insieme a Sandro quanti sono, del calcio giovanile cosa possiamo dire? Allora, il calcio giovanile purtroppo noi siamo un po' vengono assorbiti tutti dalla parte agonistica. Sì, anche perché noi si collabora, o quantomeno ora facendo il torneo Mirko di Sevo con la contrada della Tartuja, e lì si dà la collaborazione tecnica arbitrale. E in questi giorni il torneo di Sevo al Costone, ricordiamo. Il 12 settembre e si fa questo wiki, cioè la partecipazione di 10 contrade. E tutti gli anni, quando non vince la Tartuja, si fa il Mirko di Sevo. E niente. E poi abbiamo sempre una collaborazione con la Società Trieste per il Ludo Casini. Questo è un torneo, un capellino, diciamo, superiore, perché sono più grandi. Sì, abbastanza, persone, ragazzi abbastanza giovani, ma sono più grandi. Questi qui si va nelle categorie, si va a livello molto più alto. Però per noi è sempre un vanto fare e collaborare, soprattutto con le contrade, con la città, su queste cose. Però insomma è un'attività comunque densa anche quella, perché ricordiamo che il Mirko di Sevo si parla 2003, 2004, 2005, quindi bambini piccoli, bambini smaliziati. Poi giocano già in altre squadre, quindi naturalmente che hanno già la sua esperienza, naturalmente, più un bambino di quell'età lì, e sicuramente dà soddisfazione. Anche dall'anno scorso si è iniziato una collaborazione con il gruppo sportivo Alberino per la Fabio Resti, nel senso che è un altro mitico torneo, mitico, che anche io ho fatto, quindi questo la dice lunga a livello di bambini. Si è dato questa collaborazione perché, fra virgolette, tanto i colleghi arbitri non se ne avranno a male. Mm-hmm. Il presidente Simone Menucci mi ha chiesto il nonno arbitro per poter istruire i bambini, diciamo, sono i primi passi calcistici, a primi livelli, per potergli insegnare un po' le regole del gioco. No, io stesso ho dei figli che partecipano, ho assistito, e quindi c'è un arbitraggio dolce. Sì, ogni tanto la partita viene fermata e l'arbitro spiega un po' le cose, per fargli capire anche le cose. Poi abbiamo, oltre a questo fatto, sempre all'interno, diciamo, che riguarda la sfera del giovanile, abbiamo un progetto, il calcio va a scuola. Noi si collabora con delle scuole elementari, insomma di prima infanzia, per insegnare ai bambini le regole del gioco del calcio, e magari anche un comportamento diverso da quello che si vede sia in televisione, che nei campi da calcio, di quello, insomma, soprattutto rivolto in questo caso anche educando i bambini, magari si educa i genitori, perché delle volte sono più genitori quando c'è il calcio, assolutamente, che fanno dei danni, tra virgolette, che i bambini. Sì, si cerca, insomma, si è avuto dei riscontri positivi. L'anno scorso, due anni fa, si è fatto addirittura la conclusione dell'anno scolastico con la Saffi.
Qui l'anno scorso si è avuto progetti sempre con la Saffi e la Ceccangiolieri. Quest'anno ci si ripropone sicuramente il problema, cioè il problema, il progetto, l'opportunità, sì, l'opportunità, diciamo. Esatto, con il credo la Ceccangiolieri, perché è una cosa che cura un attimino al momento Davide Landi, che è responsabile del settore tecnico arbitrale, con la Saffi sicuramente, e poi quest'anno ho avuto contatti anche con delle scuole della Vallichiana, che molto probabilmente inizieremo il progetto. Che ricordiamo, sì. E poi WISP di Siena si intende anche la provincia. Certo, però diciamo il progetto, siccome sa un po' di mancanza di personale, nel senso, cioè, si fa è buono, la questione educativa e formativa sempre alla base, anche se parliamo di calcio, certo, e come dicevi giustamente, a volte. Fra tante cose posso dire che il primo anno, che l'ho seguito un attimino di più, non perché l'ho seguito io, però ero più partecipe anche alle lezioni, ho visto dei bambini che all'inizio del progetto erano titubanti, anche bambine che volevano giocare, che magari o si vergognavano o piangevano, quando sono arrivati in fondo magari sono stati più più vispi di quelli magari che sono esperti, che giocano o hanno l'approccio in un modo diverso, ecco. Questo è importantissimo, noi ribadiamo ancora quanto di importante c'è in questo concetto di formazione, educazione sociale, c'è nella WISP anche nel calcio, e noi ringraziamo Fabrizio Martinelli di essere stato con noi e di averci illustrato questi progetti, direi anche abbastanza innovativi, e quindi lo ringraziamo. Grazie a voi, buonasera. Allora, siamo sempre all'interno della sede WISP e siamo con Mario Muzzi. Siamo con Mario Muzzi e quindi si apre uno scenario sul podismo, su questa disciplina, insomma, così appassionata, appassionante e piena di persone che si dedicano anche magari così in modo amatoriale, ma anche invece a Siena abbiamo dei casi, appunto, e quindi questo è un mondo veramente straordinario e che mette insieme persone di tutti e due i sessi, di tutte le età. Di tutte le età, di tutti i tipi, insomma, chi va forte e chi va piano, insomma. C'è chi va a 3 km, chi va a 8 km, insomma. Questo concetto del podismo è anche un po' una maniera di staccare, no? Dalla vita, diciamo, quotidiana, dal lavoro, quindi ci sono molti professionisti, persone che lavorano molto e però trovano il tempo di andare... Il tempo di allenarsi e di andare a fare queste gare, e noi stanno dal 1 novembre dell'anno scorso al 31 ottobre di quest'anno si fa 71 gare, insomma. Ecco, 71 gare in tutta la provincia, ovviamente. In tutta la provincia. Seguite tutte con la stessa serietà, insomma. È ovvio, quello lì, Luis, cioè quando organizza una cosa. Quindi il calendario, diciamo, attraversa tutta l'annualità. Sì, va dal 1 novembre al 30 ottobre. I numeri, cioè quante persone partecipano a queste, se vogliamo fare un numero così anche alto? Un numero alto, saremo sui 71 gare, saremo sui 21.000 persone più o meno, insomma, 100 più, 100 meno. Una media di 300 persone a gara, perché si va dalle 2.500 persone alle 100 persone, insomma, secondo le gare, secondo l'importanza della gara e secondo le gare, perché qui facciamo anche 3 o 4 gare alla settimana, che la gente, non tutti. Ora, essendo una curiosità che ho sempre avuto, essendo i nostri anche dei posti veramente eccezionali per poter correre, diciamo, cioè si può unire il gusto di correre del podismo anche alle bellezze naturali, vengono anche molte persone da fuori, dalla provincia e dalla regione? Nelle famose gare della domenica chiamavamo, viene gente della provincia e qualcuno della regione, ma insomma non è che viene tanto, perché purtroppo oramai le gare ci sono a Firenze, c'è 7-8 gare a domenica, insomma, quindi invece nelle gare più importanti, tipo l'Ecomaratona del Chianti, tipo l'Ultramaraton e altre gare, viene gente da tutta Italia e dall'estero. Insomma, i posti sono meravigliosi. Allora, diamo delle coordinate, no? Cioè, chi volesse partecipare a queste gare, cosa deve fare? Cioè, può andare nel sito ufficiale? Va nel sito dell'UISP e trova tutto il calendario completo. E quindi basta, insomma, ci si può iscrivere anche online o bisogna... No, sì, si può scrivere anche online, però l'importante
importante avere sempre il certificato medico per la categoria leggera agonistico, ecco, quello è importante. Bisogna farlo. Bisogna farlo, perché se no uno si presenta non può partire a nessuna gara. Abbiamo visto comunque come l'assistenza anche dal punto di vista della sicurezza, abbiamo visto prima negli impianti natatori di quanto sia importante, anche in questo caso naturalmente le gare organizzate dall'UISP sono caratterizzate. La legge che ce lo impone, cioè per fare le gare competitive occorre il certificato medico per l'atleta leggera agonistico. Più donne o più uomini in queste gare? Più uomini. Più uomini, quindi... anche abbastanza donne, però più uomini. Giovani? Diciamo i più maggiori sono da sopra i 30 anni, ecco, ma perché 30-35 anni in più. I giovani, sì, sì. I giovani benvenuto, forse si aprono ad altri sport, al momento hanno sui 35 anni gli altri sport che fanno. Cominciano a essere scarsi. Allora vengono a correre a piedi. Vabbè, diciamo comunque ci sono tanti motivi per fare questo tipo di pratica, no? Sì. Cioè vogliamo dire alcuni motivi validi per dire io vado una mattina a farmi una bella corsa. Innanzitutto per il fisico, perché uno mantiene il fisico e si mantiene in salute, e secondariamente anche per stare insieme, insomma. Perché poi lo scopo sociale è sempre che traspare. Però la pratica del podismo, a volte c'è qualcuno, diciamo, che va più là dei propri limiti o inizia una pratica così all'improvviso, invece no, bisogna un po' avere una regola. No, bisognerebbe avere una regola, insomma. Poi c'è gente che parte e poi magari però ha dei problemi fisici e si ferma. Quindi insomma non è un'attività che si può fare così, bisogna avere la giusta preparazione. No, si può fare anche così, però non devi pretendere dal suo fisico di fare agonismo alla morte. Certo. Un po' se ti è un talento un po' pretende andare a 4 km. In questi anni, tanti anni in cui ti occupi di questo aspetto, ufficialmente dal 76, ma insomma siamo partiti dal 70, quando lo Stato ci mandò a piedi. Quindi diciamo parliamo 71, non so. Parliamo quasi di un cinquantennio. Hai visto, sicuramente qualcosa molto è cambiato, cosa è migliorato e cosa è peggiorato invece? Oppure se non è peggiorato niente, no, meglio? No, è migliorato nel senso per l'assistenza medica e tutto, insomma. Poi è migliorata la partecipazione, perché quando si cominciò nel 76 ci davano proprio il matto, non so, nell'avvalinarsi. Che fate, andate a correre? Invece ora tutti vanno a allenarsi o vanno a correre. Quindi, insomma, la nota più positiva. Lo sviluppo, sì, è stato un grosso sviluppo. Insomma. Gare internazionali, cioè dei vostri atleti hanno anche partecipato a gare, diciamo, internazionali, maratone importanti? C'è i nostri atleti che vanno a fare varie maratone, insomma, a Parigi, a New York e compagnia vera. In questo caso di anni sciolti, diciamo. No, nel senso non è che si organizzano 4-5 e vanno, insomma, ecco, non è che comunque, sono proprio quelli appassionati del maratone, insomma. I numeri comunque sono straordinari, perché ricordiamo ancora più di 20.000 persone che partecipano alle 71 gare podistiche organizzate dall'UISP di Siena, quindi anche nel panorama nazionale immagino che non siano tante le province che riescono a produrre. Il programma nazionale bisogna vedere un pochino, cioè i grandi numeri delle grandi città. Certo, vabbè, Siena, per dire, la provincia di Siena come tesserato UISP siamo, mi sembra, quinto o sesto in Italia, e ora ripartiamo noi il 1 novembre, ecco. E per definire, perché più non c'è mai sosta, mentre quando si iniziò c'era sempre la sosta novembre, dicembre, natalizia, ora invece si viene in corso sempre, insomma. La prossima gara più importante è 13 novembre, corri sulla Francigena a Monteriggioni. Da Monteriggioni a Siena, lì a Fontebeci, e quest'anno c'è una novità, che c'è oltre alla passeggiata di 14 km, la gara di 14 km, c'è anche una gara di 21 km. E vedo, leggo, c'è anche il Nordic Walking, questa nuova disciplina, magari si rivolge un po' più anche alle persone anziane. Io ho visto molti anziani che lo praticano, anziani, soprattutto a stranieri, devo dire, per ora. Però, insomma, però stranieri, sì, per ora stranieri, ma anche i senesi. Certo, avremo occasione di rivedere Mario Muzzi, come l'anno scorso, immagino, quando con Viola Carignani presentavate le caratteristiche dell'ultramarathon. Quindi Mario Muzzi è una persona, un amico di Canali 3, perché insomma i nostri spettatori lo conoscono. Noi lo ringraziamo di aver parlato di podismo e continuiamo il nostro viaggio all'interno della WISP.
siamo nella parte conclusiva del nostro primo speciale di Mondo WISP. Siamo in compagnia di Paola Mancini, responsabile del tesseramento e dell'organizzazione WISP. Buonasera a tutti. E con lei intanto analizziamo l'impegno che WISP porta nel mondo del basket, perché c'è anche questo importante sport che a Siena, insomma, il basket si mastica da tantissimi decenni, no? Cosa possiamo dire dell'attività del basket? Allora, anche per quanto riguarda il basket, sta per cominciare la stagione sportiva 2016-2017, sono ancora aperte le iscrizioni, quindi fino al 30 di settembre c'è spazio anche per chi volesse presentare la propria squadra. Appunto, le iscrizioni termineranno il 30 di settembre con la riunione delle società, riunione in cui si definiranno anche le modalità di partecipazione, quindi eventualmente le regole e le modalità di svolgimento, certo, del girone. Ecco, è un torneo unico a cui partecipano squadre di Siena e provincia, o ci sono più tornei? Solitamente è un torneo unico, lo scorso anno hanno partecipato 15 squadre e abbiamo avuto anche squadre ad esempio della Miata, e quest'anno sicuramente riconfermeranno tutte le squadre della passata stagione e si dovrebbe aggiungere anche la squadra di Arcidosso, che ci ha chiesto quest'anno di partecipare al nostro campionato. Ovviamente, come dicevo, sono ancora aperte le iscrizioni, quindi per chi volesse c'è ancora spazio per disputare il 34esimo campionato provinciale di basket WISP. Età di partecipanti media? Allora, si parte da un minimo di 16 anni compiuti e comunque è un campionato di basket molto variegato, quindi si può trovare dal giovane appunto che ha appena compiuto 16 anni fino a persone più adulte e che magari vengono da campionati professionistici o comunque insomma dove l'agonismo è più, diciamo, esatto, che magari non ce la fanno più a sostenere anche per ritmi, tempo e per età, certi ritmi, quindi si dedicano sempre con passione al basket nel nostro campionato. E anche in questo caso l'arbitraggio è sempre, ci sono gli arbitri della WISP oppure dovete fare uso di arbitri di altri, oppure formate anche gli arbitri per il basket? Gli arbitri sono comunque WISP e tutti gli anni viene fatta una formazione che permette di incrementare appunto anche il settore arbitrale aggiungendo nuove forze. Abbiamo prima parlato con Mario Muzzi della sezione, diciamo, del podismo e di un'attività incredibile, 71 gare nell'annata. Ora con te allarghiamo, diciamo, un po' il raggio, no? Una panoramica generale sui grandi eventi, perché ci sono dei grandissimi eventi, perché insomma la WISP si fa carico anche di eventi che, come dicevamo con Mario Muzzi, attirano persone da tutto il mondo addirittura, no? Quindi vogliamo fare un po' una panoramica sugli eventi più importanti, quelli magari richiamano più massa, diciamo, anche. Allora, sicuramente il primo grande evento della prossima stagione sarà il Carnevale sui Pattini, che si terrà diciamo intorno alla fine di gennaio e che vedrà coinvolte tutte le società della provincia di Siena con varie esibizioni, con gruppi e con l'intero collettivo, quindi coinvolge circa 500 atleti tutti gli anni. È una cosa straordinaria, insomma, tantissimi con un pubblico veramente numeroso al seguito. L'anno scorso abbiamo riempito il palazzetto della Menzana con grande soddisfazione, quindi un appuntamento molto importante. La location sarà ancora nella stessa dell'anno scorso? Sì, la nostra volontà è comunque quello di riportare il Carnevale sui Pattini al Palamenzana. Un po' di numeri sul pattinaggio le vogliamo fare, perché è una disciplina che percorrono tantissimi. No, numeri veramente importanti per il pattinaggio, si parla veramente di migliaia di ragazzi e di atleti un po' più adulti che praticano questo sport. È una disciplina che comunque è in crescita e che anche quest'anno ha dimostrato di continuare a incontrare il gradimento di molte persone.
Ho visto in giro negli uffici c'è già il materiale dell'ultramarathon Terre di Siena dell'anno prossimo, e si svolgerà il 27 febbraio, se non sbaglio. L'ultima domenica di febbraio, sì. Un po' in anticipo rispetto all'anno scorso. Sì, qualche giorno prima, comunque diciamo la data più o meno rimane quella dell'ultima domenica di febbraio, e è l'appuntamento forse più importante del Comitato WISP di Siena, una manifestazione che coinvolge più di 2000 persone, quindi sia con la parte agonistica dei tre percorsi differenziati da San Gimignano, Colle Valdelsa e Monteriggioni, con l'arrivo tutti quanti in Piazza del Campo, sia con la parte diciamo più ludica, quindi dedicata anche alle persone che non riescono a sostenere lunghe distanze ma che vogliono semplicemente godersi la passeggiata in città o comunque condividere il tempo da passare insieme. E anche dire ho fatto l'ultramaratono, che poi comunque è faticoso anche se non la si fa in termini diciamo agonistici, no? È faticoso anche nell'organizzazione. l'organizzazione è straordinaria, noi l'abbiamo testimoniata l'anno scorso con tutta la preparazione, veramente coinvolge. Quante persone ruotano intorno all'organizzazione dell'ultramaratono della WISP di Siena? Ma soltanto con il comitato e le società che ci danno una mano si muovono centinaia di persone, veramente numeri importanti anche nell'organizzazione, centinaia di persone anche nei ragazzi che ci danno una mano della protezione civile, cibi palio, tutto il personale lungo i ristori, quindi veramente personale sanitario anche. Personale sanitario impegnato. Numerosissimo, 5 ambulanze solo lo scorso anno, quindi... sei medici lungo il percorso e più tutti appunto gli altri. Si muove un'organizzazione straordinaria per un evento straordinario, non solo per il fatto sportivo, diciamo un evento straordinario anche per il nostro territorio, perché veramente attrae tantissimi visitatori nella nostra città, quindi si fa strumento anche di aumento dell'attrattiva turistica, no? Perché poi alla fine è importante nel nostro territorio anche questo aspetto. Sì, lo scorso anno tra l'altro abbiamo organizzato anche eventi collaterali a disposizione non solo degli atleti ma anche degli accompagnatori che hanno potuto, faccio un esempio, visitare la Porta del Cielo del Duomo gratuitamente, cosa che magari non succede spesso neanche per noi senesi. Sì, anche l'Ecomaratona, appunto, come citavi, si terrà fra un mese, anche lì coinvolge veramente un numero di persone impressionanti, migliaia di persone anche lì con tantissimi percorsi diversificati. Anche nel ciclismo possiamo citare l'Eroica e Bici in Città, che è un appuntamento che ora non facciamo più a Siena per questioni un po' di territorio, diciamo, perché ovviamente essendo molto in salita richiede uno sforzo fisico anche diverso, ma Poggi Bonzi e in provincia. C'è il rischio sennò di tagliare fuori magari tanti amatori. Un po' una fetta sì, importante di. Quindi di si svolgerà quest'anno a Poggi Bonzi? Esatto, come tutti gli anni. Come tutti gli anni, sì. A Poggi Bonzi, insomma, molto partecipata. Vediamo, non so se la riporteremo anche a Siena, questo è un po' da valutare al momento. E Vivi in Città invece continuerà a essere come prima oppure ci sono delle novità anche lì? Allora, Vivi Città dovrebbe tornare il percorso solito, quindi dovremmo ritornare con la partenza e arrivo in Piazza del Campo, mentre lo scorso anno abbiamo fatto delle modifiche al percorso per la concomitanza del mercato in piazza. Certo. Mentre quest'anno il 9 aprile è la data fissata per questo appuntamento e dovremmo ritornare alla consueta... si dovrebbe sovrapporre con il mercato nel campo, è un'altra iniziativa lodevole, però insomma in questo caso non si parla di sport ma semplicemente di aspetto mangereccio e bevereccio, e insomma sono veramente tante queste iniziative, tante abbiamo parlato prima. Ne abbiamo ascoltate veramente di bellissime, però i grandi eventi impegnano molto, quindi un lavoro straordinario da parte vostra, una stagione che si prospetta bella, intensa. Sì, la stagione è sempre molto ricca di appuntamenti, piena, impegnativa anche dal punto di vista organizzativo, ma che alla fine ci dà sempre molta soddisfazione. E allora noi andiamo a chiudere questa nostra prima puntata di Mondo WISP, ringraziamo Paola Mancini, la rivedremo in molte altre puntate, saranno molte le puntate nel corso delle quali noi parleremo dell'attività della WISP di Siena e provincia, e la ringraziamo, ringraziamo lei per ringraziare tutti, perché sono state tante le persone che abbiamo incontrato oggi e che ci hanno dato il loro apporto, e quindi alla prossima puntata e alle prossime iniziative di WISP. Grazie a voi, alla prossima.